La differenza è il livello. Dire che in Bergamo dopo le 8 di sera non si può scendere in strada, secondo me è esagerato ed è una politica di paura. E chi parlasse questa parola ai cittadini è controproducente. Io infatti sono per sviluppare, poi magari ne parleremo, una movida più sana la sera, proprio perché penso che una città serale più viva sia anche più sicura. Dopo so che arriveranno anche dalle forze dell'ordine, più che ci sono state promesse, le aspettiamo. Sono per l'aumento delle videocamere dove è possibile nei quartieri. Sono d'accordo sul fatto che ci sono anche zone della nostra città che sono più delicate, più sensibili, sono agli occhi di tutti. Però non sono contrario agli allarmismi. Secondo me gli allarmismi sono controproducenti, ripeto. Non lo so, io vedo che si fa allarmismo anche. Non so, vedo post o persone che dicono problema sicurezza, è stato rubato un portafoglio. Allora, per l'amor del cielo, è un problema. A me da ragazzino mi hanno rubato la moto, so cosa vuol dire il trauma quando ti rubano qualcosa. Però da qui a gridare all'allarmismo, io non voglio sminuire il furto che il signore ha avuto, con tutto il rispetto per la persona che ha avuto un danno. Lavoreremo sulla sicurezza, però a livello che Bergamo ha, non è un livello, secondo me, così disperato. Sindaco Gori, appunto sempre sull'argomento. Sì, secondo me è un tema serio, ma credo che la slide mostrata da Antonio prima fosse chiara. Per il 59% dei cittadini di Bergamo la situazione della sicurezza negli ultimi 5 anni è migliorata, per il 41% è peggiorata. Quindi vuol dire che del lavoro è stato fatto, e in effetti devo dire che da quando noi abbiamo potuto assumere personale, perché per alcuni anni abbiamo avuto blocco del personale, noi abbiamo sulla strada, abbiamo fatto un lavoro nei quartieri, ovviamente in quelli che manifestavano maggiore criticità, abbiamo accompagnato la nascita in 8 quartieri dei gruppi di controllo di vicinato, che sono tutt'altra cosa rispetto alle ronde, sono cittadini che si mettono in rete, magari con un'applicazione, con una chat di WhatsApp, e si danno reciprocamente vigilanza su quello che accade nel quartiere. Penso che anche se la maggior parte dei cittadini dice che la situazione è migliorata e i reati sono calati, debba essere presa sul serio, e quindi noi la poniamo tra i capitoli più importanti del programma dei prossimi anni. Prevediamo un'ulteriore assunzione di agenti, una crescita del numero degli apparati di videosorveglianza. Abbiamo 3 priorità: lo spaccio di sostanze, che è un tema, ahimè, serio, anche perché c'è tanta gente che fa uso di sostanze, lo spaccio c'è per quello. 2, la questione dei furti. In alcuni quartieri pensiamo di usare, di introdurre pattuglie con i cani antidroga, le pattuglie cinofile, pensiamo di utilizzare sperimentalmente i droni per l'osservazione del territorio, ma pensiamo che la sicurezza non sia solo controllo, sia anche cura dei luoghi, illuminazione, contrasto del degrado, rendere la città più vissuta, andare incontro alle fragilità, perché il tema della grave marginalità e del degrado e della mancanza di sicurezza sono molto prossimi. Quindi tutto il lavoro che abbiamo fatto sui servizi sociali, dove abbiamo collocato il 46% di risorse in più in questi 5 anni, secondo me va in qualche modo collocato a sua volta al capitolo sicurezza. Io invece vorrei fare una considerazione partendo da questo fatto qui. La gente che muore per una rapina e la gente che muore. Pensano che ci sono furti e robe del genere, ci sono 1.000 persone che nella Grande Bergamo dormono al ghiaccio. Al ghiaccio vuol dire che non hanno una casa e dormono nei cartoni da qualche parte. Questo non preoccupa. Quindi io credo che questa cosa della sicurezza venga invece aumentata dalla sensazione, dalla percezione di insicurezza del lavoro, della vita, della pensione, delle condizioni sociali, che tra l'altro ho visto preoccupano i bergamaschi, e che poi questa cosa si tramuta in una percezione di insicurezza che cerca di essere poi visualizzata in qualche cosa. E quindi nel piccolo furto, nella piccola scippo, queste cose qua. Piccole sono grandi cose se ti colpiscono personalmente, sono d'accordo.
Io mi ricordo che feci quando ero assessore una riunione del prefetto con la giunta, e lui ci disse una cosa interessante: se mettete 100 nel 1950, il tasso di delinquenza, quella di vicinato, era piccola, di microdelinquenza, la domanda era: oggi secondo voi quant'è la delinquenza? E tutti mi hanno detto 200, 300, e lui ci ha detto 47. 47 vuol dire che è dimezzata rispetto al 1950, ma la percezione che i cittadini hanno è triplicata, di noi stessi che abbiamo dato quelle risposte è triplicata. Perché una cosa è i fatti, e Anesa l'ha testimoniato bene, questa non è una città dove francamente violentano la gente in Porta Nova, può succedere che ti entrano in casa, per l'amor di Dio, ti scippano, c'è qualcuno che vende sostanze, bisognerebbe sapere quant'è la percentuale di cocaina che si trova nelle fogne, visto che si può misurare, visto che parliamo di droga, però poi noi prendiamo i ragazzini sulle panchine che fumano gli spinelli, no? Questa è una città fatta così. Allora, questo tema della sicurezza andrebbe articolato e definito bene. Sicurezza ci deve essere, ma se non c'è la sicurezza sociale, se non ci sono le condizioni di sicurezza, uno va a lavorare e torna indietro, che il lavoro lo trova, queste robe qui, queste ansie che agganciano la nostra soggettività, la nostra psiche, ci portano a vedere problemi ovunque. Poi il sindaco ha detto abbiamo fatto molto. Io faccio un esempio di quello che non si deve fare. Io sono uno che frequenta i mezzi pubblici e è stata messa a posto alla piazza della stazione. Allora, l'illuminazione è scarsa. Una volta c'erano le piante alte, sono state tagliate. Hanno messo le piante e cespugli bassi. Fanno zone d'ombra dove la gente non vede. Voi, appena cala il sole, quella piazza lì non attraversa più nessuno, perché dietro quel cespuglio non sai chi c'è. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Però è percepito come un problema. Quindi l'attenzione alla progettazione è anche dentro questi dettagli, perché se no aumenta la percezione di insicurezza. E guardate che poi la percezione è quello che conta. Tutto sommato viviamo in una città relativamente sicura, però... Beh, mi invitate a nozze. Parlare di sicurezza per me vuol dire toccare un tema che ho affrontato con il Presidente Copasi a livello nazionale per 5 anni e declinarla in chiave bergamasca. Naturalmente vuol dire adeguarla alle esigenze di una città, una sicurezza che deve essere garantita con l'utilizzo della polizia locale, che deve essere portata ai massimi livelli di organico, utilizzando tutte le figure a disposizione, con il coordinamento delle forze dell'ordine, perché da solo la polizia locale non può arrivare dappertutto. Coordinamento delle forze dell'ordine che deve essere fatto in modo intelligente con l'ausilio del prefetto e applicare tutte quelle che sono a disposizione in vigore per quanto riguarda la prevenzione della possibilità di effettuare determinati delitti sul nostro territorio. Quindi io penso che l'utilizzo ad esempio dei DASPO urbani sia stato molto parsimonioso, inadeguato in termini numerici, qualitativi, quantitativi, quindi per quanto riguarda la situazione di Bergamo. Qualcuno dice che abbiamo fatto 170, io vi dico sono pochi rispetto ad altre realtà, rispetto a quella che è l'esigenza di Bergamo. Abbiamo visioni differenti, però io credo che in una città dove si voglia garantire una maggiore sicurezza, quello è uno strumento utile da applicare con una certa lungimiranza anche in via preventiva. E le zone rosse, l'ultima direttiva del ministro Salvini, che tra l'altro ha mandato 86 agenti delle forze dell'ordine in più proprio a Bergamo, forse grazie a quello c'è un aumento della percezione di sicurezza che non è dato dall'attività dell'amministrazione comunale. Le zone rosse, i prefetti possono da 2 settimane a questa parte individuare quelle zone dove si può debellare lo spaccio con interventi delimitandoli ad hoc per impedire che gli spacciatori di morte siano presenti vicino ad esempio alle nostre scuole. Questi sono interventi che possono essere fatti.